di quel Tour de France. Quest'anno è particolarmente favorevole dal punto di vista delle corse di un giorno, perché ci sono due grossi appuntamenti che, se Nibali è già storia del ciclismo, lo farebbero diventare, ma probabilmente è già pure leggenda del ciclismo, lo farebbero diventare ancora di più storia e leggenda del ciclismo, sono le Olimpiadi e il Campionato del Mondo. Dovesse mettere a segno uno dei due percorsi che possono essere favorevoli a un corridore come Nibali, parleremmo veramente di qualcosa di clamoroso, cioè non meno clamoroso di Valverde che vince a Innsbruck, nel senso che è veramente la chiusura di un cerchio da un certo punto di vista. Fammi capire, in questo freestyle ci stuzzichiamo a vicenda oppure... Sì, devono essere colpi doppi. Ah, ok. Allora faccio parata su Nibali e risposta su Dumoulin. Entriamo un po' più nei meandri della vicenda di Tom Dumoulin, perché noi ne avevamo parlato in 5 minuti in un episodio qualche settimana fa. Avevamo detto, ma come c'è? Tammali a inizio febbraio non partecipi a una corsa a inizio marzo. Vabbè, quella corsa non si disputerà poi, ma poco importa. Non è questo il punto. In realtà, cioè, la nostra era stata una conversazione, perché dovete sapere che quando noi ci prepariamo le cose, cioè ci andiamo proprio dentro, magari ci passiamo anche le mezz'ore a parlare di qualcosa tramite vocali di WhatsApp normalmente. È stata una conversazione piuttosto lunga, cioè ha portato via del tempo, erano tutta una serie di riflessioni. Poi dopo le abbiamo condensate lì per parlare di Dumoulin, ma secondo me c'è altro da dire. Cioè, la vicenda di Dumoulin, ma strana davvero. È strano davvero, perché cosa vuoi che ti dica? Io non so veramente cosa dirti sul punto, cioè è strana, aspettiamo che rientri, che vuoi fare? Ma tu cosa ti aspetti al rientro? Cioè, da un corridore che di fatto si trova in una situazione, pur con un incidente chiaramente meno devastante dal punto di vista fisico rispetto a quello di Froome, che è tornato al Tour of Dubai nella parte che si è disputata, ed è andato chiaramente molto male in termini di risultati. Cioè, tu ti aspetti un Dumoulin che si esibirà su quei livelli, poi dopo arriverà al Tour a sparare la sua grande cartuccia di questo 2020, oppure ti aspetti un corridore da subito competitivo? Guarda, scusami, rispondo a questa domanda, però dobbiamo mettere necessariamente una parentesi. Dobbiamo mettere necessariamente una parentesi, scusami, ma ti sembra strana la vicenda di Dumoulin? Perché? Te lo chiedo perché non riesco a comprendere. Cioè, ti sembra strano la difficoltà di rientrare in modo lineare dopo quello che è stato un infortunio in corsa? Cioè, in questo io ravviso la stranezza della vicenda di Dumoulin, perché mentre Froome è caduto, si è massacrato, ha seguito un percorso che lo riabilitasse da quello che è accaduto. E poi peraltro si è fatto male di nuovo in casa e poi è rientrato in corsa. Dumoulin invece rientra al Delfinato, poi si ritira, poi dice che sarebbe rientrato, poi non rientra più, poi a fine anno va benissimo, però si ammala, dicono che deve rientrare e rimandano il rientro a data da destinarsi con una corsa in mezzo che, stando ai tempi, si sarebbe potuta fare. Cioè, questa è la stranezza della vicenda di Dumoulin, dici? Beh, assolutamente sì. Cioè, se questa storia ti sembra la narrazione classica di sono caduto al giro e ho una ferita al ginocchio, una ferita pur brutta che mi causa il ritiro in questa corsa, ma non sembra niente di così particolare, se questa ti sembra la narrazione naturale che ne fa seguito, allora ti invito a stuzzicarmi sul prossimo argomento, però. No, allora mi sembra assolutamente strana, quindi c'è convergenza nel nostro punto di vista. Volevo onestamente che i nostri ascoltatori ravvisassero direttamente, cogliessero direttamente il nostro atteggiamento di stupore, cioè perché ascriviamo caratteristiche di stranezza a questa vicenda. Quindi ci troviamo d'accordo sul punto. Cosa mi aspetto da Dumoulin? Innanzitutto che rientri. Ora ti può sembrare, cioè già per me sarebbe un passo avanti rivederlo in corsa, perché non. Un ottimo risultato, oserei Non la trovo. dire. Allora, al momento non può essere considerata una cosa scontata, quindi sicuramente dovrà rientrare. Cioè, scontato il fatto che rientrerà, però ci sarà sempre un po' di stupore, innanzitutto nel rivederlo in corsa, proprio perché non è stata lineare la vicenda del rientro. Non mi aspetto sin da subito, stante il fatto che non so quando rientrerà di fatto, Romandia, Catalogna, cosa doveva essere? Non so. In teoria, cioè, lui aveva detto che non sarebbe stato al via della
della Tirreno e della Sanremo, subito dopo la Sanremo c'è il Catalogna, poi Paesi Baschi, forse settimane dopo ci sono i Paesi Baschi, esatto. Non me lo sarei aspettato sicuramente ultra competitivo al rientro, mi sarei aspettato ancora un corridore che ha bisogno di rodaggio e che sfrutta questi contesti di corsa per farlo. Credo molto nel suo collettivo, quindi in previsione di una forma che riuscirà a riconquistare, lo speriamo perché abbiamo tantissima stima in lui, mi aspetto tanto da quel collettivo, che è la cosa onestamente più vicina al team Ineos che mi capiti di vedere da un po' di tempo. Spero che arrivi con le gambe giuste, perché comunque potrà essere il protagonista di una sfida interessante. Chiaro che mi sembra tutto molto lontano nel tempo, non soltanto per il fatto che si sa quali corse si corrono o non si corrono. Eh sì, anche questo in realtà è interessante, col senno di poi la scelta di andare a fare le corse quando si può, che ha avuto ad esempio Wout van Aert per la Omloop Nieuwsblad, si è rivelata intelligente, che comunque metti un po' di chilometri nelle gambe, perché in questo momento purtroppo non si può garantire con certezza lo svolgimento di nessuna competizione. In questo momento ad esempio Volta a Catalogna, Paesi Baschi, il calendario del Nord è ancora tutto regolarmente in programma, però chiaramente mettere la mano sul fuoco sull'evoluzione della situazione è qualcosa di piuttosto complicato. Io non me la sento di farlo, non so tu, Primo. No, assolutamente. Non... Attenetevi alle fonti ufficiali anche voi, anzi, come consiglio che vi diamo. Cioè, nel momento in cui una notizia viene ufficializzata, ok, discutiamone. Per il resto, anche noi ci capita di fare speculazioni, però mettere bene davanti l'annuncio, attenzione, di speculazione trattasi, perché sennò quella gente ci crede. Quindi sul punto, assolutamente, io non mi sbilancio, Giacomo. Vediamo che cosa accade, quello che accade lo commentiamo. Tra l'altro la linea guida della nostra preview per la Strade Bianche di fatto di settimana scorsa è stata questa, cioè la Strade Bianche non era ancora stata cancellata, c'erano grosse ombre anche il lunedì stesso prima della corsa sulla possibilità di gareggiare, ne abbiamo fatto presente quando abbiamo parlato del problema del Covid-19, però d'altra parte abbiamo tentato di fare una preview relativamente alla corsa, non alla possibilità o meno che si disputasse la corsa, dove di fatto, finché non c'è una notizia ufficiale, finché non c'è un decreto o parte del governo in determinati casi, o un comunicato ufficiale del CONI o degli organizzatori di RCS, fondamentalmente, sai cosa diceva? Ma lo dice ancora mio padre, che le opinioni sono come il buco del culo, tutti ce ne hanno una, quindi fondamentalmente posso dire A, tu puoi dire non A, e andiamo avanti per 40 minuti a litigare sull'argomento se proprio non ci troviamo d'accordo, ma non ne veniamo più a una. Ciao signor Lini. Ciao. Perché ciao? Ciao signor Lini, salutavo tuo padre. Ah, mio padre? Sì, sì. E pensavo che ti riferissi a me. E quindi come fai a sapere che abbiamo lo stesso cognome? Ci vuole un particolare perspicacia. Ok. Scaltro lei, eh? Sì, sì, furbissimo, altrimenti il podcast col cazzo lo facevi. domanducola infida, ti faccio due nomi: Peter Sagan e Julian Alaphilippe. In questo preciso momento storico, che è lunedì 9 marzo, chi dei due ti sembra il corridore più distante dalla migliore versione che è stato? Dalla migliore versione che è stato? Sì. Vabbè, allora Sagan, facile. Sagan. No, rispondo senza troppi, senza, non ci devo pensarci, no. Dalla sua miglior versione possibile in questo 2020 ci devo ragionare, ma dalla miglior versione che è stato, Sagan. Ok, e allora dalla miglior versione possibile invece ci devi ragionare perché? Se altrimenti sei troppo netto. Ci devo ragionare perché... è una riflessione che abbiamo fatto io e te oggi, cioè quale sia stata l'evoluzione della struttura fisica della carriera di Peter Sagan. È interessante per capire quanto sia eclettico come corridore oggi, quanto rispetto a quanto invece eclettico ha dimostrato di essere non più tardi di un anno fa Julian Alaphilippe, e quindi non c'è ragione di pensare che non possa valere lo stesso in questa stagione. Quindi Alaphilippe mi sembra più avanti in questo momento di Sagan come all-rounder, ecco, quello di cui parlavamo l'anno scorso per Harrogate. D'altra parte oggi Sagan ad esempio ha fatto una bellissima impressione in pianura alla Parigi-Nizza, quindi ci sono elementi per valutare la questione da uno e dall'altro punto di vista.
rispetto alla versione migliore possibile non saprei che rispondere tra la Philippe e Sagan. Mi aspetto di più come all-rounder da la Philippe, magari dal punto di vista specifico mi aspetto di più da Sagan, quindi è un po' difficile fare una valutazione in questo senso, ecco. Ti propongo una lettura e mi fai sapere come la pensi. Allora, le impressioni relative a Julian Alaphilippe sembra che siano determinate dal classico momento no, che è legato nel suo caso a una preparazione evidentemente diversa, se non altro perché buona parte della sua prima parte di stagione è diversa da quella dell'anno scorso, e soprattutto problematiche fisiche che lo hanno riguardato mentre si trovava dall'altra parte del mondo, vedi Vuelta San Juan, creino su di lui una negatività, come dire, transeunte, passeggera, cioè è un corridore che si trova semplicemente in un momento da cui deve uscire. D'altra parte Sagan invece, nonostante anche su di lui pesi il fatto che sia imballato dal carico in altura eccetera, da un po' di tempo può esserci nei suoi confronti l'impressione che trattasi di corridore depotenziato su alcuni aspetti rispetto al passato. Come la vedi questa lettura invece? Mi trovo d'accordo su Sagan, ma su Alaphilippe siamo così sicuri che sia andato finora così piano? Cioè, al di là dei risultati che non sono arrivati così finora, così pimpanti come l'anno scorso, comunque in Colombia, nella tappa dove poteva fare un buon risultato, è arrivato, mi pare, terzo o quarto, e ha fatto una bella tirata all'ultimo chilometro per chiudere su Carapaz, che in quel momento era l'attacco, e poi nel giorno finale dell'arrivo in salita di fatto lui non ha nemmeno provato a tenere duro, ma non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché già con la cronosquadra nelle giornate prima la sua squadra aveva perso talmente tanto tempo che di fatto non era in condizione di stare in classifica. E anche ieri, comunque, alla Parigi-Nizza, poi dopo settimana prossima ne parleremo magari più approfonditamente di questa cosa, È andato forte in condizioni meteorologiche che normalmente non gli sono amiche, si è comportato molto bene. È cambiato tanto il contesto tattico attorno alla Philippe, nel senso che questo inizio di stagione non mi è sembrato che gli altri corrono come se alla Philippe sia un personaggio normale all'interno del gruppo, ma corrono come se corressero, effettivamente è così, contro uno dei dominatori della stagione scorsa. Che quindi si deve assumere anche più responsabilità. Vedi chiudere su Benot all'ultimo chilometro ieri, prima di farsi bucare da Schachmann in volata. Sì, probabilmente sulla lettura di Alaphilippe, che effettivamente non è che stia andando così malissimo, diciamo. Ecco, non può non pesare forse il fatto che il parallelo più recente, cioè di Alaphilippe inizio stagione dell'anno scorso, avesse già vinto due tappe alla Vuelta San Juan, una al Giro di Colombia, la Strade Bianche, si avvicinava alle due tappe alla Tirreno Adriatico, con poi quella Milano-Sanremo vinta in quel modo. Cioè, rispetto a quel corridore, effettivamente non sembra lo stesso. Però, ecco, il fatto che non stia andando così male, e soprattutto che ci si trovi in un momento particolare della sua carriera, perché qualcosina sta cambiando, allora magari giustifica questo raffronto con bilancio un po' negativo. Sì, chiaramente, cioè, se dovesse finire oggi la stagione di Alaphilippe. Oh, per carità, è lunga ancora, speriamo, però... Sì, speriamo sia effettivamente molto lunga, cioè ce lo auguriamo. Però se dovesse finire oggi sarebbe una brutta gatta da pelare per Julian questa stagione. Chiaramente, tutti gli obiettivi più importanti sono ancora di là a venire. Freestyle. Questo podcast non ha un'identità se non spendiamo due parole su Matteo Van Der Poel, credo. Quanto ti è mancato nel primo... per contratto, tu non lo sai, ma la Canyon non paga solo Van Der Poel per fare la pubblicità in cui va con la bici da cross, poi dopo quella la mountain bike e poi quella da corsa e fa i trick e le cose, fa vedere quanto è bello, bravo e tutto quanto. Ma paga anche nel Cycling Chronicles, sono io che ti tengo all'oscuro di tutto. Sei un essere... Sono spregevole, sì. Adesso qua che argenteria mi sono comprato con i soldi della Canyon. Sì, ma infatti, e peraltro chiedi anche i soldi, provi a raccattare i soldi dei tuoi ascoltatori nonostante la Canyon ti paga sotto banco. Sei un essere... Sono spregevole e un pezzente. Sì.
con che gente facciamo il podcast. Parliamo di Van Der Poel. Cioè, mi è mancato Van Der Poel. Mi è mancato tanto. Non mi è mancato per niente. Nel senso, allora... ragioniamo. Quando vedi il cross alla lunga, veramente devi ostinarti a guardare.